Ciao, oggi provo a costruire una piccola stufetta utilizzando due barattoli di latta, di quelle delle conserve del pomodoro. Allora, praticamente la prima operazione da fare è segnare due croci, così, in modo da suddividere lo spazio del fondo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spicchi. Nel centro andrà ricavato un foro circolare. In ogni spicchio andrà ricavata una piccola apertura. Io adesso, non so se si vede, ho già praticato dei piccoli buchi. Unirò questi buchi, quindi con un taglio, insomma, con un taglierino, con qualche cosa, praticamente farò queste aperture. Quindi adesso provvedo, poi dopo continuo. La prima parte è pronta, quindi ho praticamente con un coltello ho unito i fori che avevo fatto prima con un trapano e ho fatto queste aperture. Attenzione che questi pezzetti di metallo vanno tenuti, non vanno tolti, quindi vanno piegati all'interno circa a 45 gradi. Questo perché l'aria entrando poi da sotto produrrà praticamente un vortice all'interno della scatola. Quindi vanno aperti a questo modo, lasciandoli piegati verso l'interno circa a 45 gradi, quindi in questo modo qua. Ora questo andrà poi ritagliato e devo preparare questa che poi sarà la stufetta vera e propria. Quindi qui andrà praticato un'apertura su questo lato, dove poi si potrà infilare dentro legnetti per alimentare la stufetta, e quattro adesso vediamo se qui riesco a farlo vedere, ma è un po' difficile. Praticamente dopo, quando avrò fatto le aperture, bisogna fare dei fermagli che serviranno per tenere il fondo che ho preparato più o meno a questa altezza all'interno di questa. Provvedo e poi faccio vedere. Ho provveduto praticamente a fare queste incisioni, spero che si vedano, su una forma di triangolo, una con la punta verso il basso e una con la punta verso l'alto. Sono praticamente tre lungo la circonferenza e da questa parte va fatta la porticina. La porticina va praticamente divisa in tre spezzoni, perché anche questo servirà per sostenere quando lo inserirò il fondo. Quindi qui va ancora tagliato, adesso provvedo. Andrà piegate due verso l'interno e la terza per tenere fisso. Io l'ho fatto con un coltello, però effettivamente magari con un Dremel verrebbe un lavoro più pulito, però anche con un coltello per vedere. Ok, adesso praticamente rimuovo il fondo di questa con un apriscatole.
proprio il massimo, ma ecco, quindi ho questo fondello. Come si vede, le alucce sono piegate a 45 gradi circa, si può, insomma, un po' sistemare, e vanno inserite, questo sì, da togliere, il foro centrale non serve, questo è bene che stia aperto. Mentre queste vengono messe con questa disposizione, appunto perché l'aria entrando dal basso ha una specie di, forma una specie di vortice, e poi tengono la legna un pochettino alzata. Quindi questa qui adesso vado ad inserirla nell'altra scatola. Quindi ho piegato prima verso l'interno le alucce che guardano verso il basso, e provo a piegare verso l'interno anche queste due laterali, oppure quella centrale, a seconda se è più comodo. In modo che mi faccia da sostegno. Quindi quando il fondello appoggia sulle alette che ho preparato, piego all'interno queste in modo che il fondello rimanga bloccato nella sua posizione. Qua, tutti i lati. Quindi sarà sostenuto da sotto da quelle con la punta verso il basso e trattenuto in posizione da quelle con la punta verso l'alto. Qui praticamente piegherò all'interno queste qua, che avranno la stessa funzione di tenere in posizione il fondello. Adesso spero di riuscire senza tagliarmi. E senza chiudere i buchini che ho già preparato sotto. Quindi anche questo piegato un po', in modo che non dia fastidio. Possono anche ridurre come a metà come lunghezza, piegandole poi all'interno. Forse è più comodo usare quella centrale, facendola all'interno passare praticamente tra due. Non so se si vede, vediamo, ecco, piegandole, facendole entrare qui, però così stanno anche più ferme. Il fondello è fissato, ora resta soltanto, qui ci sono praticamente tre prese d'aria sul fondo, no? Quindi quelle che ho fatto prima, e bisogna fare almeno altre tre feritoie per poter far entrare l'aria da sotto, perché qui praticamente ovviamente è chiuso. Ecco. Quindi qui poi
sopra si può fare delle incisioni qua sul bordo, perché se si appoggia la padella sopra qua viene chiuso e la cosa dentro brucia più, oppure si può mettere dei traversi per tenere la padella un pochino più alta, altrimenti si incide qua il bordo, si piega all'interno in modo che ci sia circolazione. Ecco. La prova, spero di riuscire a farla. Grazie. Proviamo un attimo così gli interni. Vediamo, ho messo qualche legnetto dentro e un pezzettino di cartone giusto per vediamo se si avvia. Ovviamente, essendo una cupola con piccoli pezzi, bisogna metterne il sovente, quindi tenerla un po', cioè piccoli pezzi nel senso che il diametro del fornello è piccolo, insomma, no? Quindi bisogna alimentarla abbastanza spesso. Direi che funziona abbastanza bene. Può usare anche come piccolo braciere, così praticamente essendo chiusa sotto non danneggia se la si appoggia sull'erba o insomma, su qualcosa che è meglio che non tocchi il fuoco, via. Quando si avvia bene dovrebbe in teoria fare poco fumo, in effetti se si vede fumo ne fa pochissimo, giusto appunto perché quel sistema di aspirazione dell'aria sotto dovrebbe provocare una combustione abbastanza libera dal fumo. Per ora questa è la prova. Grazie, ciao.